Lettera aperta alle amministrazioni su temi ambientali. Rifondazione Comunista, Legambiente e Vas Onlus chiedono pubblicamente agli amministratori isolani di conoscere la loro posizione riguardo ad argomenti che da anni vengono evitati dal dibattito politico. E si parla di un piano generale, magari intercomunale, volto in tre direzioni: prevenire, salvaguardare ed investire, ma non attraverso manufatti o ampliamenti di alberghi. Rifondazione, Legambiente e VAS pensano ad una isola di Ischia inquadrata come sistema e si chiedono perché fino ad oggi gli amministratori e i tecnici isolani non sono stati capaci di sedersi attorno a un tavolo e discutere seriamente di ambiente? Perché quelle poche volte che l'ambiente viene nominato sull'isola è solo per un vuoto esercizio retorico e di propaganda oppure in occasione di tristi vicende di abusi, avvelenamenti, devastazioni? Non ci sono dubbi, uno degli obiettivi politici dei prossimi anni deve essere una grande opera di legalizzazione e riforma del territorio. Nel frattempo da Rifondazione, Legambiente e VAS vengono delle proposte concrete rivolte agli attuali amministratori dei comuni isolani che possono essere realizzate nell'immediato. La creazione di un assessorato all'ambiente in grado di monitorare il territorio e all'occorrenza di punire con serietà i responsabili degli scempi. Al contempo, questo organo amministrativo dovrebbe avere le competenze per elaborare piani di recupero paesaggistico utili a creare nuova occupazione. E ancora, la realizzazione dell'antico progetto mai realmente avviato di un parco naturale dell'Epomeo, cui conferire strumenti concreti di tutela e gestione del patrimonio boschivo della nostra isola. Sarebbe opportuno infine introdurre nel dibattito pubblico il tema dell'approvvigionamento energetico solare da parte dei comuni, allo scopo di valutare le opportunità che la legge offre per creare un piano energetico solare isolano.